Buonasera, bentrovati al nostro TG Sport. Partiamo parlando di basket di Serie A, rientrato sabato contro Scafati dopo un lungo infortunio. L'ala dell'Estra Pistoia, Jordan Varnado, sarà il protagonista della prossima puntata di Tiro Libero, la trasmissione dedicata alla pallacanestro, in onda il giovedì sera intorno alle 19:20. Come stai? Quando sarai al 100%? Ora passo le giornate cercando di rafforzare il corpo, specialmente la gamba, le gambe. Sto lavorando bene, molto bene. Direi che per vedermi al 100% dovranno passare da 2 a 3 settimane, però fino ad ora tutto sta andando per il meglio. So far so good. Una squadra che continua a stupire, adesso ci sono davanti a noi 3 partite molto difficili, Brescia, Milano e Venezia. E come vedi queste 3 sfide e cosa ti aspetti? Sì, la squadra è stata fantastica anche in questo periodo che ero fuori e anche, è stata anche molto importante, molto positiva, anche perché ci sono stati nel frattempo altri infortuni, però siamo riusciti a sempre a stare positivi, a sempre a guardare avanti. Bene, sono contento di essere ritornato ora. Poi le Final Eight, una grande platea per tutti voi, sarete un po' la classica mina vagante. Dobbiamo innanzitutto concentrarci bene, prepararci bene sia mentalmente che fisicamente, però prendendo una partita alla volta, guardando la partita di quella settimana e concentrandosi su quella. We have a very strong opportunity in the Final Eight. E dal basket al calcio, andiamo in Serie D, la Pistoiese è di nuovo al lavoro per la trasferta di domenica a Carpi, scelto come capitano della nuova squadra il centrocampista arancione Gabriele Carannante. Oggi ha parlato delle difficoltà che sta incontrando appunto la squadra, certo che però il lavoro e l'impegno porteranno a raggiungere la salvezza. Titolare inamovibile, fascia di capitano, è iniziata per te come questa esperienza a Pistoia? Diciamo che poteva magari iniziare meglio, nel senso in termini di risultati. So che comunque c'è una situazione magari un po' difficile, però sicuramente ce la metteremo tutta per poter raggiungere l'obiettivo che è la salvezza, che secondo me è, come ho detto prima, è alla portata, secondo me, altrimenti non lo direi neanche per come sono fatto io. So che, ripeto, no, c'è una situazione particolare, però ce la metteremo tutta per poter raggiungere l'obiettivo, ecco, che ci è stato detto. Allora, secondo me, ti dico la verità, ci è mancata sicuramente magari un po' di fortuna, perché magari con la Giannis il secondo tempo non siamo stati brillanti, della verità, perché non lo siamo stati, però magari se a San Marino ci gira leggermente meglio sull'1-1, secondo me probabilmente rischi anche di vincere, per come ho visto io la partita e per come sono fatto io, ti ripeto, non direi ciò che non penso. Secondo me attualmente non è questione, magari sì, un po' di condizione, però è quell'unità che secondo me stiamo acquistando settimana dopo settimana, e secondo me si sta comunque creando quell'unione di intenti per poter raggiungere la salvezza che spero arrivi quanto prima. Le prime partite non, per una squadra diciamo nuova non è il massimo, perché ha giocato contro la prima, la seconda, poi ha giocato un derby che era molto sentito. Domenica andiamo a Carpi e quello che dobbiamo avere è la cazzimma, diciamo, secondo me, un po' di cattiveria in più nel voler tenere un risultato, nel voler a tutti i costi, se non si può vincere non si perde, cioè si pareggia al massimo. Non è un alibi le sconfitte che ci sono state, assolutamente. Non deve passare questo messaggio. Le settimane servono per farci crescere come gruppo. E restiamo in casa pistoiese, perché oggi è stato presentato alla stampa anche l'attaccante italo-ghanese Charles Azzina.
Charles Azzina, attaccante classe 89, è arrivato da pochi giorni alla corte di Mister Parigi, ma lo abbiamo già visto in campo dal primo minuto con la maglia della Pistoiese contro la Janese. Nato in Ghana ma cresciuto in Italia, ha esordito in Serie D con la maglia della Virtus Verona nella stagione 2010-2011 e poi ha disputato diversi campionati in Europa, in Spagna, in Germania, Finlandia, Albania, Lituania e Malta. Ultima esperienza in quinta serie tedesca con il Werdingen. Il calcio è così, delle volte fai delle scelte dove hai bisogno dei nuovi stimoli per andare avanti. Io ho fatto questa scelta qua perché prima di tutto mi mancava il calcio italiano dove sono cresciuto e sono andato via per quasi 10 anni. E quindi sentendo questa proposta qua l'ho presa come una sfida per tornare in Italia e dare qualcosa al calcio italiano che mi ha cresciuto da quando sono piccolo, insomma. Quindi per me è stata una scelta facile, però è stata una scelta facile, ma allo stesso tempo non è facile perché poi è un lavoro molto, molto intenso che richiede tanto, perché poi se si manca la salvezza allora non si è venuto a fare niente. Quindi per me è importante che sono qua a dare una mano alla società e andare avanti. La tua preparazione fisica a che punto è? Ma io sto lavorando molto bene, intensamente con la squadra, poi il lavoro che si fa in settimana è molto, molto preparativo che mi rende molto, che mi fa dare molto, quindi sono contento. Credo che un paio di settimane, anche una settimana, credo che riuscirò a trovare la forma, la condizione giusta. Spero di fare i gol per aiutare la squadra, per la società, per i tifosi. Bisogna essere consapevoli che c'è tanto anche da lavorare, insomma, quindi è una responsabilità grande che ti stimola ogni domenica a fare bene. E di Pistoiese noi ne torneremo a parlare in prima serata su TVL proprio domani sera, giovedì Sport. Ed è tutto per il TG Sport, voi restate però con noi per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti. A tutti voi una buona serata.